Ed eccoci, benvenuti all'interno di questo video. Oggi vi faccio vedere il mio chalet che ho preso per una settimana qui sul cocuzzolo di una montagna. Entrate. Questo è un video solitamente un po' strano, nel senso non faccio mai questi video, solitamente faccio dei video un po' più formativi, potete vedere il nostro canale e iscrivervi. Questo è un video un po' strano che faccio, quindi diciamo nella mia vita, ma questo sicuramente vi aiuta e vi dà un po' di formazione anche su... un po' di ispirazione, possiamo dire, su cosa si può raggiungere grazie al business online, perché io mi occupo di quello, io ho diverse aziende nell'ambito del business online e quindi di conseguenza per scoprirne di più segui il canale. Ora vi voglio far vedere questo fantastico chalet che ha innumerevoli stanze e mi raccomando rimanete fino alla fine perché c'è una stanza che solo per costruirla mi hanno detto i proprietari dello chalet che ci è voluto circa 50-100 mila euro, quindi chissà che cos'è. Bene, allora ora iniziamo. Questa è una delle innumerevoli stanze da letto, praticamente c'è letto, bagno e poi lì, guardate, lì si intravede una piscina là fuori, una piscina al freddo e di fianco c'è anche un idromassaggio. Questa la andremo a vedere dopo, andremo a vedere la zona, tutto il giardino fuori. Qui abbiamo questa entrata con questi bellissimi quadri, questo teschio Witton, tutto un po' fantastico, bellissimo, già un bel ingresso invitante. Qua c'è un'altra stanza da letto praticamente uguale a quella, solitamente che il bagno ce l'ha qui. Qui abbiamo delle scale che portano sulla zona giorno dove andremo ora e qui c'è un corridoio dove ci sono una, due, tre, quattro, cinque, sei stanze, quindi si sprecano, l'ho detto, si sprecano le stanze. E qui c'è proprio la stanza che dobbiamo andare a vedere dopo. E in fondo c'è anche una palestra incorporata all'interno dello chalet. Però ve la faccio vedere dopo questa. Ora saliamo le scale. Vediamo anche un amico che ci segue. Allora, questa fantastica zona giorno, cioè questo pezzo di legno qui, questa è la fantastica zona giorno. È veramente luminosa, grandissima, guardate. Guardate qui, andiamo di qua che si vede meglio. Guardate qui. Tutta la zona cucina, tra poco vi dico dove siamo andati a mangiare oggi. Questo è tutto il tavolo e qua sopra ci sono delle scale, tutte trasparenti di vetro, che portano ad altre due stanze su. Mi piace molto questa cosa qui sopra, se la possiamo inquadrare, che è la testa di un cervo appesa, appesa lì, bellissima. Testa di un cervo appesa, quindi veramente fantastica. Qui abbiamo tutto il terrazzone che fa tutto il giro del primo piano. Questo è, sono tre piani, piano terra, primo piano, secondo, e poi si vede tipo una casettina sempre del giardino, un po' di neve nel giardino, c'è poca neve, in questo periodo c'è poca neve, però sulla montagna c'è tutta la neve ferma, possiamo dire così. Ora andiamo, magari saliamo qui sopra e poi andiamo nella stanza da letto, la master bedroom, perché non so cos'è la master bedroom, è la stanza più grande, la stanza da letto più grande dello chalet. Qui sotto abbiamo un amico. È un gorilla color, diciamo, arcobaleno. Allora, andiamo su. Questo abbiamo un altro teschio bellissimo. Però tu ti alzi la mattina e ti becchi sto robo qui di non lo so, non è, diciamo, carino. Ci abbiamo anche un amico, non so se è, che è qui sotto, un cagnolino preso in affitto in questi giorni. Sta piangendo perché non riesce a salire, ha paura delle scale trasparenti. Chi ha le stanze qua sopra? C'è nessuno, perché occupiamo solo una stanza. In realtà l'abbiamo preso tutto per fare, quindi in realtà l'abbiamo preso tutto per occupare una delle sei stanze da letto che ci sono. Qui abbiamo sulla mansarda, possiamo dire, due stanze da letto praticamente uguali, una a destra e una a sinistra. E facciamo vedere questa qui. Eccola qua, con una stanza da letto un po' piccola, con una televisione che è più grande della stanza. Cioè qui anche le televisioni, ragazzi, lo dico, appena andiamo nella master bedroom, vedete quanto il muro praticamente è un bagno, che è veramente strano. C'è tutto l'armadio incorporato all'interno del coso. Vabbè, comunque carino, senza questo bagnetto, per nessuno praticamente. Ok, arriviamo. Allora, qui la cucina è interessante, qua c'è tutta la... tipo un frigo per mettere i vini, che ne abbiamo uno, ma è lì, ma non beviamo, quindi ce l'hanno regalato. Ci ha regalato anche due bottiglie di champagne che non abbiamo bevuto e sono
praticamente un champagnino, diciamo, anche bruttino, possiamo dire. Qua anche per le scale qui, che si scende. Questa fantastica vetrata sulla specie di foresta. Qui abbiamo delle altre stanze, qui abbiamo tre bagni consecutivi, cioè no, si sprecano ragazzi, a noi serve un bagno, però. E tre bagni, uno, due, tre, e l'altro bagno qui. E qua entriamo nella master, ora ci arriviamo. Lì a destra c'è un'altra stanza da letto, pienissime di stanze da letto sta roba. Guardate qua, questa è una stanza da letto che è già un po' più grande, perché ci stiamo avvicinando alla master. Questa è collegata a tutto il balcone che fa il giro del primo piano. Ah, cosa interessante che ho fatto vedere, che tutte le stanze hanno quest'iPad qui, hanno un iPad che andiamo a vedere di là, questo qui è indisponibile, e cioè non sembra che non va, e tutte le stanze hanno un iPad che sono connesse al tipo al suono di tutta la casa con un impianto dove tu puoi mettere quel che vuoi. Praticamente noi non abbiamo messo nulla, solamente un podcast di Alex Ormosi, lo conoscete? Se non lo conoscete, male, è un guru, possiamo dire, americano, molto interessante. Allora, qua stiamo per arrivare nella master bedroom, quella più grande, ora la faccio vedere. Qui sempre dotata di questo iPad, qui funziona, che è la camera 4. Qua c'è il bagno, ora arriviamo, non c'è la foresta, lì praticamente. Qua una vasca interessante, quella doccia abbastanza gigante, sta doccia, devo dire. E ora entriamo nella fantastica master bedroom. Guardate quanta è spaziosissima. Non si trova spesso una stanza così grande all'interno di uno chalet. Guardate qui, là c'è una televisione che è pazzesca, praticamente inutilizzata perché non guardo la televisione. Cioè la guardo in italiano, in arabo, Dubai, figuriamoci in Francia, in francese. Un bel testo di cervi, anche molto figli. Poi è tutto fatto con il tetto, tutto il legno, tutto rivestito in legno, con tutto il pezzo di legno in mezzo, veramente interessante. Letto, devo dire, molto comodo. Poi abbiamo qui due poltroncine e qua abbiamo, che non entreremo perché è un disastro, è in pratica una cabina armadio. Praticamente una stanza tutta fatta da cabina armadio dove si entra all'interno. Qui in pratica abbiamo il muro, non so se l'avevate notato, credo di no perché io ci ho messo un giorno a vederlo. Il muro qui è tutto fatto da scompartimenti. Compartimenti tutti vuoti perché ora faccio contro lui. Possiamo andare in tutti degli scompartimenti. Qui all'interno c'è tutto l'impianto acustico della televisione, che non so se si nota, ma ragazzi, è veramente enorme sta roba. Forse è più grande di una cosa che vi devo mostrare nella stanza segreta. Quindi questa qui è la stanza con tutto l'iPad che controlla l'impianto acustico della stanza, ma poi con tutte quelle luci fatte da sopra, veramente carino. Tutto rivestito in legno, chiaramente uno chalet. Ora però andiamo nel piano giù, cioè andiamo fuori, andiamo a vedere la piscina e l'idromassaggio. Guarda quanto è carino, il balconcino è abbastanza grande, un po' un disastro anche questo. Allora, guardate qua, e la piscina sotto questa cosa qui di plastica, in realtà c'è la piscina, però che la piscina si può utilizzare solo d'estate perché è riscaldata, ma non è d'inverno, non riesce a mantenere la temperatura, quindi la chiudono e hanno messo qui sotto un idromassaggio, una piscina di idromassaggio che è veramente grande, ve la devo far vedere tra poco. Sul tutto il balcone abbiamo il nostro cane seduto sempre in mezzo ai piedi. Questo è il balcone che vi dicevo che gira che gira tutto. Guarda che figo, tutto con anche il nostro segugio, il nostro cane segugio per la montagna. E qua abbiamo tutto il panorama fantastico. Non c'è neve qui di fronte perché siamo in un momento in cui fine gennaio la neve non c'è, però comunque sui piani alti della montagna, sul cucuzzo della montagna c'è la neve, siamo andati poco fa. E anzi, per farvi vedere la neve, dove siamo andati proprio poco fa prima di registrare questo video, vi abbiamo fatto degli spezzoni così li potete tranquillamente vedere. Vi lascio questi video, dureranno circa un minuto, vi fate due risate di casino che abbiamo fatto in montagna, tra cui c'è anche una caduta, c'è anche una caduta in questa montagna perché... No, vi lascio vedere il video, lasciate video e poi ci vediamo nel piano giù, vi faccio vedere l'idromassaggio e andiamo poi nella stanza segreta, nel piano segreto in realtà. Andiamo. Eccoli,
attimo qui sopra, abbiamo appena mangiato una roba molto interessante, cioè una bella bistecca, e ora stiamo bevendo un cappuccino interessante qui. La cosa un po' preoccupante, direi, è che io li vedo tutti attrezzati, no? Con gli sci, le robe, tutti. Sì, veramente non ho niente. E invece io qui sono vestito normale, gli unici praticamente. Così su questo cucuzzo di una montagna, sulla neve, c'è scritto lì, nessuno. Non mento, siamo sulla neve, che si vede, non è un green screen, è tutto vero. Continua la nostra bella sciata sulle piste da sci, ma senza sci, siamo venuti solamente a mangiare questo ristorantino carino, e tutto pieno di sci, tutti vestiti da sci, noi, cioè no, io guarda, con dei semplici pari in mezzo alla neve, cioè, ma giusto, è così che si deve fare, cioè non è che bisogna andare in montagna per forza per sciare, sfatiamo questo mito. C'è stata una bellissima caduta, non mia, però bellissimo, però questo è il problema dell'andare a sciare senza sci, quindi sfatiamo, sto dicendo, questo mito. Si va in montagna per prendere il sole, perché effettivamente sono un attimino abbronzato, più che a Dubai mi sono abbronzato, una roba terribile. Ora continuiamo con il tour del fantastico chalet, che è più giù, è giù qui sotto, molti, diciamo, in mezzo a una vallata. Qui siamo sul cucuzzolo, fa freddissimo, ma fa anche caldo allo stesso tempo, una roba terribile. Bene, ci vediamo dopo. Allora, qui siamo ora all'ingresso dello chalet. Vi siete goduti, vero? Due risate le siete fatte durante la neve. Solitamente abituati, che questi video non li vedrete quasi mai su questo canale, perché questa è una volta all'anno, prendo 7 giorni per andare sulla neve, quindi in realtà non faccio mai viaggi. In realtà io lavoro praticamente tutti i giorni, e se mi prendo degli spezzoni, tipo che ne so, siamo andati a pranzo in montagna, abbiamo preso una funivia veramente bruttissima, ragazzi, ne prende una funivia, abbiamo visto alcuni che andavano con l'elicottero, quindi stavamo pensando che magari serve l'elicottero per andare su, perché la funivia è proprio brutta in mezzo alla gente, poi fa un casino. Quindi godetevi questo video, guardatelo 3-4 volte, perché dovete aspettare l'anno prossimo per vedere una roba di questo tipo, perché ragazzi, il business online non è un qualcosa dove tu lasci correre lì e, no, e non fai più un cazzo, no, in realtà soprattutto per persone ambiziose come lo sono io e come lo siamo noi, chiaramente noi lavoriamo praticamente tutto il giorno, quindi non ce ne frega nulla di vacanze e altre cose di questo tipo, però quando c'è questa occasione facciamo qualche video interessante, perché dice Gabriele chissà che vita sfarzosa fa, che abita a Dubai, ha i soldi o altro. No ragazzi, praticamente lavoro tutto il giorno, quindi non è una vita sfarzosa. Poi c'è questo chalet, c'è la casa a Dubai, magari vi faremo un giro nell'hotel dove abito a Dubai. Ora andiamo avanti. Una finestra così interessante che usciamo, perché poi qui c'è il bagno con tutti gli accappatoi, considerate che fa freddo comunque fuori, c'è 3 gradi, e qui c'è la fantastica idromassaggio con un accappatoio lì, non so che cavolo è, si apre da qui ed è tipo tutta la prometà, in pratica è tutta calda, c'è tipo 40 gradi, ora non esce il fumo solitamente, ora è un po', c'era un po' di sole, quindi in realtà la temperatura possibile che sia anche sopra i 3 gradi. Questo qui è tutto l'avvicinamento di un massaggio, abbastanza grande, da lì si attivano, anzi a 41 gradi c'è scritto qui. Quindi qua si comanda tutto, ci sono i jet, tutte le cose che partono. Tutto così, una roba carina. E poi vi dicevo che qui sotto c'è la piscina, che non è utilizzabile d'inverno, perché la piscina d'inverno sembra che non ce la fanno riscaldata, perché serve troppa energia, non ce la fa starci dietro. Qua abbiamo un po' di neve, abbiamo qua tutto il giardino con una casetta di là, poi di qua di qua abbiamo un giardino enorme con un garage o altro praticamente inutilizzato, perché arriviamo con il driver qui. Ora rientriamo dentro, c'è il piano giù che è molto interessante, volevo far vedere dove c'è la stanza segreta. Liberiamo il nostro segugio, se non piange. Andiamo avanti. Eccoci, ora andiamo, vi avevo detto che avevamo il piano giù, questo, prima delle scale, dove ci sono le 6 stanze. Prima di mostrarvi la stanza, voglio mostrarvi qua un paio di cose. Quest'altro, ragazzi, secondo me vi siete persi per quante stanze ci sono, io mi sono perso. Allora, qua beh, ci sono varie stanze, tra cui internet, cose strane, quindi qua sono praticamente inutili. Poi qui abbiamo una stanza che in pratica si arriva da lì quando hai gli sci per asciugarli o altro, li appendi qui, li appendi di là comunque, quindi di conseguenza noi non li utilizziamo perché io non scio, quindi se avete visto il video di prima, lo spezzone che vi abbiamo messo.
Qui è una stanza a lavanderia, praticamente non serve, quindi queste sono stanze tutte inutili. E qui abbiamo una stanza della palestra. Palestra all'interno, lo c'è? Chiaro, non è una palestra da dove c'è migliaia di pesi o altro, però comunque una palestra attrezzata. E per i pesi che carico io non ce n'è abbastanza. C'è anche una piccola televisione qui, un coso per i massaggi, no, comunque molto interessante. Cioè, sì, per quella settimana che si deve stare, comunque si trova il modo per, diciamo, mantenersi in forma. Soprattutto per sopportare le persone in diretta che ogni tanto mi rompono, purtroppo bisogna fare un po' di peso, perché c'è quello che dice: no, ma sono scettico, no, ma online è tutta una truffa, così purtroppo non ci posso fare niente. Questo sembra che è fisico, non è online. Io questo, diciamo, sono in questo cielo, grazie alla business online lo faccio da ormai quasi 7 anni, quindi in realtà è concreto l'online, solamente perché non c'è qualcosa di fisico, ciò non vuol dire che in realtà è anche fisico. C'è una parte fisica, tipo ad esempio i libretti, c'è una parte fisica perché poi è Amazon che ci stampa e spedisce il libretto, quindi in realtà è fisico anche quel lavoro, però diciamo si chiama smart working come termine, diciamo, negli ultimi anni dopo il Covid che c'è stato, diciamo, un termine comune, ma in realtà esiste da molti anni e io lo faccio da molti anni ora. Prima di entrare qui dentro, che si trova qui la stanza, voglio fare una premessa. Quindi questa qui non è solita vederla in una casa o altro, l'ho vista in pochissime case, ce l'avevamo anche nella casetta, nello chalet che abbiamo preso un anno fa, però era più piccolo. Venite qui. In pratica, cos'è questa stanza che costa 50-100.000 euro? È una stanza cinema. Venite a vedere, guardate qui, guardate qui, tutta adobata con anche tutto il tappeto da cinema, tutti i divanetti da cinema, con il proiettore lì sopra, con i quadretti, anche tutte le luci fatte apposta. Guardate qui, a destra abbiamo tutto lo schermo, è reale, come in cinema, fantastico, no? Guardate qui. Chiaramente inutilizzato il cinema, perché io non ho mai visto, cioè io non vedo film, non vedo praticamente nulla, però è un'area molto interessante perché è veramente curata nei dettagli, come tutto lo chalet chiaramente, ma questa è una stanza curata veramente bene perché ha un costo veramente importante costruire una stanza di questo tipo in una casa. Ora tipo qua il telecomando che c'è, tipo non so cosa praticamente, così che si attiva e tipo si può selezionare ciò che si vuole, tipo Netflix, Disney Plus, praticamente io non ho mai visto queste robe qui, YouTube, cioè tutto quello che si vuole si può selezionare, c'è una sfilza di film, di cose che si vogliono guardare, per chi è un amante dei film e piace guardarsi film la sera, soprattutto in un... qui fa casino, praticamente è fantastica la sala cinema, il divano è veramente comodo, incredibile, no, veramente comodo il divano, devo dire, veramente comodo, ci si viene, magari si sta un po'... Si lavora qui anche dalla sala cinema, ma non per vedere chissà che cosa. Anche perché se voi piace vedere i film li vedete, però qui praticamente se avete bambini o altro si guardano i film Disney, tutte queste cose qui funziona. Però devo dire che il avere una stanza cinema, ma anche solo sapere che c'è una stanza cinema nella casa in cui sei, è veramente interessante, perché non è solito vederla, è un qualcosa tipo di... molto, ti dà proprio una cosa di veramente di lusso, cioè avere magari la casa grande tutto ok, ma sapere che è una stanza adibita per cinema con tutto il proiettore, con lo schermo tutto adatto, che cioè, avere una roba di questo tipo costa veramente un sacco di soldi, ragazzi, soprattutto anche per l'energia che tira giù tutta sta roba qui. Quindi ragazzi, molto interessante. Per cui ci sono le luci che abbasso tipo qui, si abbassa le luci, ecco qua. È veramente, veramente figo. Si rimangono acceso questo. Quello Jordan Belfort nel film The Wolf on Wall Street. È figo. Stanza insonorizzata, tutta fatta con non so che cazzo di materiale, ma sempre più morbido. Anche il tappeto, veramente, veramente figo. Bene, vi ho fatto vedere la stanza fantastica. Ora abbiamo praticamente finito il giro di tutto lo chalet. In pratica si è rimasta qualche stanzina, ma ripeto, cioè, ce ne sono così tante che... è questo. Ora, sicuramente volete sapere, ma quanto è pagato per questo chalet? Quanto costa comprare questo chalet? Ragazzi, cioè, praticamente costa svariati milioni, circa su 4-5 milioni comprare uno chalet di questo tipo, anche perché
è in una zona, siamo qui in Francia, ed è in una zona molto molto esclusiva vicino al centro della città, con anche a praticamente a due passi, a 100 metri, la possibilità di prendere appunto quelle cavolo di funivie che ti portano direttamente in alto sulla montagna. Quindi in realtà è il posto perfetto, vicino al centro, e la possibilità anche di andare in montagna a sciare, quindi in realtà ha un valore estremamente estremamente alto, quasi su 5 milioni. E costa, questo qui si compra a settimana, tu non puoi comprare un giorno per questo chalet, per forza devi bucare una settimana. Noi abbiamo preso una settimana, siamo stati i primi giorni, tre giorni, in un hotel proprio su in montagna, e invece qui siamo più nel paesino, più nella città. Chiaramente sono andato a vedere il paesino una volta, ragazzi, sono andato a fare una cena nel paesino, io ti ripeto, sono sempre qui chiuso. Quindi cosa stavo per dirvi? Sì, il valore è questo, sulla settimana, tipo ad esempio... Questa settimana qui l'abbiamo pagato, dipende, poi questo qui va in base a quale stagione sei, alta stagione, bassa stagione. Qui l'alta stagione è periodo invernale, Natale, tipo dicembre, gennaio, febbraio, e poi periodo estivo, perché comunque d'estate anche funziona molto bene qui. E quanto l'abbiamo pagato? 25.000 euro una settimana per star qui. Praticamente stiamo parlando di quasi 3.000 euro al giorno. Quasi 3.000 euro al giorno per stare qui, quindi in realtà non sono due bruscoletti. Però in realtà questo qui arriva anche a più di 35-40.000 nel periodo proprio natalizio, capodanno. Perché qui, tipo, quest'anno ha fatto tanta neve, quindi va anche in base al periodo di quanta neve c'è. Ora c'era meno neve, quindi l'abbiamo pagato meno. Quindi ragazzi, questo qui è il fantastico chalet. Ora potete anche uscirvene, che io ho il mio da fare e devo lavorare. Ciao!